Oh, finalmente Futaba è libera. Mandargli le lettere di sfida sarà servito a qualcosa, finalmente. La cosa bella è che non dobbiamo neanche comprare una persona adeguata. Fafnir è dell'eremita. Ehi, ciao Futi! Oh, che carina che sei. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, ora dobbiamo aspettare. Hai un po' di tempo? Voglio dedicarmi al completamento dei miei obiettivi. Sento di potermi avvicinare. Vuoi passare il tempo con Futaba? Vediamo, siamo al 2, giusto? Perfetto. Va bene, usciamo con Futaba. Allora elaboriamo un piano di battaglia. Accomodati nel mio ufficio, Phoenix. Decontestualizzata questa frase potrebbe suonare male, Futaba, fidati. Meglio non farci sentire da suo giro. Bene, cominciamo con la lista delle promesse. La prima è andare in un posto affollato. Oh, conosco un posto perfetto. Akihabara Wars, la vendetta di Futaba. Vuoi andare da Akihabara? Fai attenzione. Certo, la tengo d'occhio io, tranquillo. Che bello che Sojiro si preoccupa. È un patatone. Oh cazzo. Ehi, hai visto quel tablet? Chi ha disegnato quell'immagine è un vero professionista. Inari è più bravo però. Ha una visione molto particolare dell'arte. Ma che succede? Fanno uno sconto pazzesco nel reparto PC e le scorte sono super limitate. 3 tera a soli 500 yen, è un affarone. Le scorte si esauriscono in un attimo. Aiuto! L'hanno portata via, poverina. Aiuto, sono intrappolata nel regno degli elettrodomestici e fuori in furia la guerra del terabyte. Quante persone. Non so se riuscirò a resistere ancora a lungo. La chiamata si è interrotta, forse dovrei andare a cercarla. Poverina, eccola lì. Ah, cazzo, perché mi hai lasciata sola? Eccoti. Stavo venendo a cercarti, tutto bene? Oh, grazie. Credevo non ti avrei più rivisto fino alla fine dei tempi. Oh. Ma poi, mentre vagavo per il negozio, ho pensato a te e bam, è apparso Phoenix selvaggio. Piacere di rivederti, allora. Quindi anche tu sei sollevato? Che coincidenza incredibile. Eh beh, certo, ti hanno portata via. Aiuto! Oh, eh? Un momento, ho appena completato una promessa. Andare in un posto affollato. Sono o non sono straordinaria? Patte sulla testa. Anche se tutto è merito della guerra del terabyte. E anche tuo, mi hai portata tu qui. Beh, 500 yen, 3 terabyte sono una bella roba, eh. Ma poi intendevano un hard disk o un computer? Che cazzo, aspetta, scusami, eh. 500 yen sono 3,89 euro. A 4 euro praticamente 3 terabyte. O era una truffa, o era una notizia sbagliata, o veramente era una svendita incredibile. Perciò io, Futaba Sakura, ti ringrazio. Oh, avverto la gioia pura di Futaba. Love, love. Brava Futaba, dobbiamo risvegliarti la persona il prima possibile. Certo però che affrontare quel dungeon in solitaria è stato terrorizzante. Ancora devo capire la dinamica, proprio... Aiuto, mi portano via! Stare senza di te è spaventoso, Phoenix. Yes. Ci sono, aggiungerò un altro obiettivo alla lista. Stare bene senza di te. Potrebbe essere una campagna molto lunga, ma la porterò a termine un giorno. Oh, sono esausta. Forza, torniamo a casa. È come una sorellina piccolina, Futaba. Ha bisogno di aiuto costante. Dimmi, sorellina. Ehi, sono io, grazie per l'aiuto di oggi. Allora, ho ottenuto l'obiettivo andare in un luogo pieno di gente al primo tentativo, non male. Non sono ancora sicura di come poter ottenere e stare bene lontana da te. Di questo passo la finirò in un lampo, vero? Daremo il massimo assieme allora. Wow, ci sono! Non importa quanto siano difficili le missioni, le affronterò tutte. Comunque per ora devo farmare, salire di livello per gli scontri difficili è la base. Quello che ho fatto io. Devo fare qualche ricerca, devo capire se ci sono altri modi per potenziarmi. È tutto piuttosto esaltante, eh? Sentiamoci dopo. Ciao Futi.
Che patatina, piccolina. È la sorellina che tutti vorremmo. Kaetaka, sì. Sono stato con tua figlia in giro, lo sai? Ci sono novità, Haru? Nessuna, sfortunatamente. Mio padre è sempre indisposto. E tu, come te la passi, Haru? È successo qualcosa a livello mediatico? Spero che i giornalisti non siano troppo crudeli con te. Grazie. Diranno di certo molte cose su mio padre, ma io sono determinata a tirare avanti. Alla società non importa tanto ciò che succede, se è sufficiente a fugare nella noia perpetua. Non pensano neanche che le loro parole possano ferire le altre persone. Pensano che preoccuparsi della gente spetti solo agli altri. Mi fa venire voglia di vomitare. È per questo che non possiamo fare nulla, però. E poi, tutto quello che dicono di mio padre è vero. Vabbè, la consapevolezza. Ma è importante ricordare che dietro agli arresti mentali c'era qualcun altro a tramare nell'ombra. Vero? La nostra opera non sarà finita finché non avremo portato alla luce i suoi crimini. Troveremo sicuramente il colpevole. Naturalmente. Già, sarà una grande vittoria quando mostreremo a tutti la vera natura di quel criminale. Dovremo comunque aspettare che il padre di Haru si riprenda. A questo punto avremo tutto il tempo di chiederglielo. A quel punto la persona che ha causato gli arresti mentali sarà di sicuro molto pericolosa. Ora che ci stiamo avvicinando alla verità, dobbiamo prepararci a qualsiasi evenienza. Qualsiasi evenienza, tipo qualcuno che gli ha sparato all'ombra. Vediamo chi ci scrive. Sto giocando in chiesa. Ok, ti stai allenando in chiesa, ma mi aumenti il tuo confidant o no? No. Ho il presentimento che tutti i personaggi non in squadra, quindi personaggi femminili secondari, tipo i Fumi e Takemi e Kawakami. Kawakami in realtà è stata lei a contattarmi l'ultimo giorno. Il rango 10 devi passare un giorno con loro e poi ti sblocca il rango 10. Ma mi scoccerebbe perdere una serata così a cazzo di cane. Quindi andiamo da Chiaia. Ah, ma piove. Oh, dannazione. Dovrei fare. Andiamo da Chiaia. Chiediamo il... come si chiama? La lettura dell'amicizia. E poi andiamo dai Fumi. Dobbiamo trovare il giorno in cui ci sono entrambe, però. Beh, direi che se non c'è nessun altro, di andare con le gemelline ancora. Ehi là. Bene, è tempo di nominare il posto. Giustina, te l'onore. Ascolta attentamente. Il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione è dove si offrono fede e parole di devozione. Guarda caso la chiesa. Ogni giorno le pecorelle smarrite si radunano lì per pregare. A volte confessano persino i crimini. Confessare i propri crimini per paura del castigo divino ricorda la riabilitazione del prigioniero. Un luogo simile ti suona familiare? Allora, se sai dov'è, accompagnici immediatamente lì. Intenderà la chiesa. Dunque? Intendi la chiesa? Ah, quindi si chiama chiesa. Dobbiamo verificare di persona questa sedicente fede degli uomini. Portaci là, prigioniero, subito. Ok, andiamo allora. Dunque, questo è dove pregate agli dei in questo mondo? L'atmosfera pacifica qui è antitesi di una cella. Per caso quell'uomo in piedi è uno degli dei? È un prete. Ah, quindi un servo degli dei. Ecco perché non percepisco in lui abilità straordinarie. Cosa c'è lì? Una stanza più piccola? Ci sono, è una vergine di ferro per far pentire i criminali. Chi fallisce la riabilitazione viene infilzato. È un confessionale. Confessionale? Vuoi dire che è un'area chiusa in cui si entra per ammettere i propri peccati? C'è qualcosa che non va? Ehi tu, siamo qui per la questione del confessionale che avete qui. Oh, vuoi confessarti, nonostante la giovane età? Va bene, chi di voi vorrebbe cominciare per prima? Chi di noi? La sua intenzione è di separarci e sgominarci una a una? Non ci sperare, entreremo assieme. Capisco. Potete farlo, ma non c'è molto spazio all'interno. Venite allora. Chiamandoti servo degli dei, stai cercando di mettere in atto qualche pratica ingannevole? Cos'è che fai? Ascolti i problemi delle persone, non è una specie di riabilitazione. A ogni modo, parlare è troppo facile, ma veniamo ai fatti. Dovremmo provare questa confessione e scoprire personalmente la verità. Dunque, qual è per la vostra confessione?
Ah, che confessare. Picchiare il prigioniero non è bello, ma è un mio dovere di custode, quindi non potete farmene una colpa. Prigioniero? Custode? Non sono affari suoi, stiamo parlando agli dèi ora. Ultimamente ho scaricato su Keronin le mie responsabilità per la contabilità ordinaria. Che cosa? Ecco perché il lavoro mi sembrava aumentato. Ma ha commesso così tanti errori che mi pento di non essermene occupata io. Ma è ovvio che io commetto errori, dovevo lavorare il doppio. Che mi dici di te, Keronin? Non è nulla da confessare mentre siamo qui? Ad esempio? So che sei uscita da sola per mangiare mechikatsu. Pensavi davvero che non avrei notato? Ah, ero incuriosita dalla fila. Cosa vorranno a tal punto gli uomini da aspettare così tanto? Megidolao. Ok, va bene, va bene. Mi dispiace, non lo farò più. Il tempo è scaduto, abbiamo finito. Il prete che era lì, che cazzo stanno dicendo? Per quanto possa sembrare strano, mi sento rinvigorita. Se non fosse stato per oggi, tutto sarebbe rimasto nel profondo dei nostri cuori. Di quali peccati vi siete macchiate? Non sono affari tuoi. Ecco, appunto. Forse la tua riabilitazione sarebbe più efficace se invece di una cella fossi in una sala per le torture. Certo. Comunque, perché gli uomini pregano? Non potrebbero usare quel tempo per risolvere i loro problemi? È una specie di supporto mentale. Hai smesso di prenderti cura dei tuoi problemi? Forse tu sei quello che ha bisogno di un risveglio del cuore. Non importa, siamo venute per capire come funziona questo luogo di culto. Incarico è completato. Ecco la tua ricompensa. Tieni un po' di carte. Samare Karm e basta. Sai, la confessione potrebbe tornare utile alla riabilitazione. Dovresti confessarti a noi tutti i giorni. Toglitelo dalla testa, Keronin. Al rientro mi racconterai i dettagli di quando hai mangiato tu sai cosa. Cosa? Ma ho già confessato! Non l'hai fatto abbastanza. Oh! Riportaci indietro, prigioniero. Chissà chi delle due mena di più delle altre. Lo scopriremo un giorno, magari, quando le sfideremo. Chi lo sa? Io spero che la giornata sia proficua. Ah, siamo riusciti a sederci. Perché non leggi qualcosa prima che il treno arrivi a destinazione? Beh, potrei farlo. Io non mi ricordo quale di questi posti io ho già visitato. Quindi leggerei la fattorizzazione. Non ci serve, ma visto che siamo già qui, i fenomeni complessi possono essere sempre semplificati. Ok, quindi è più efficace capire innanzitutto come sono strutturate le cose. In pratica, ogni volta che studi, ci guadagni di più. Interessante. Hai finito di leggere La fattorizzazione, una guida per studiare meglio, un libro davvero semplice e intuitivo. Vedo che sei già in grado di studiare in modo più efficace. Non ci serve, ma grazie. Oh, siamo quasi in stazione. Beh, direi che hai sfruttato il tempo in modo più efficace. Lo so, grazie. Ma io mi chiedo, mi fa guadagnare solo quando studio o anche quando leggo? Oh, guarda, un'interrogazione. Riprendiamo dall'ultima lezione, dove stavamo parlando della rivoluzione francese. Oh, faccio schifo in storia io. Tramite l'esecuzione dei regnanti, i rivoluzionari si assicurarono il controllo dei tribunali. Chi si opponeva al motto rivoluzionario veniva giustiziato. Tuttavia gli stessi rivoluzionari vennero poi disprezzati come despoti e giustiziati dal popolo. Molte persone furono giustiziate durante la rivoluzione francese. Tutte esecuzioni rese possibili dall'avvento di una specifica invenzione. Starkun, dai un'occhiata. Mi dica? Ah, è una ghigliottina. Questa è la ghigliottina, uno strumento per l'esecuzione di massa. Ora, sapete chi ha inventato questo congegno? Uno che si chiamava Guillotine? Esatto, questo strumento porta il suo nome. A ogni modo, Charles Henry Sanson, il famoso giustiziere, si dice che con l'avvento della ghigliottina abbia ucciso 2800 persone. Cazzo, si divertiva. Potrà sembrarvi crudele, ma offre un'esecuzione precisa e indolore, a prescindere dal ceto sociale. Non sarebbe esagerato dire che incarna a meraviglia lo spirito francese dell'uguaglianza. In realtà, molte persone non gli veniva tagliata neanche la testa di netto, gli rimaneva così a penzoloni e credo che quello facesse molto male.
Le rivoluzioni, ahimè, sono spesso una faccenda sanguinosa. I rivoluzionari che insorgono per la libertà, ma che diventano essi stessi despoti. Ricordi storici. La nostra riforma sociale non lede nessuno nel mondo reale. È una rivoluzione senza sangue. Per ora. Ti direi per ora, io. Ah, chi è che mi scrive oggi? Difficile stare calmi e sei libero. Ah, Haru, vuoi uscire? È difficile restare calmi quando non si può fare altro che aspettare. Ah, già, non abbiamo ancora soddisfatto quella richiesta del forum, giusto? Ma che palle, abbiamo una richiesta e rompete coglioni? Sei libero? Hai un minuto? No, non mi serve una risposta, sei sempre libero. Ho una proposta per te, ti va di lavorare alla lista delle promesse? Beh, perché no? Direi che è un ottimo modo per passare il nostro tempo. Incontriamo Futaba. Eccellente, allora prepariamo un piano alle blank. Non ci sono clienti qui comunque. Ma dai, che stronza. Pam pam pam. La promessa successiva è andare a scuola. Bene, il secondo boss si preannuncia bello tosto. E il fatto che a scuola c'è un sacco di gente che lo rende più facile da... non lo rende più facile da affrontare. Beh, chi ha tempo non aspetti tempo. Forza, andiamo. Vuoi andare a scuola? Oh, scusa, certo, e divertiti. Va bene, andiamo alla Shujin allora. Scuola privata, privata quanto vuoi, però ci vanno tutti. Eccoci qua, a scuola. Ho il cuore in gola. Ah, Makoto. Cosa ci fai qui? Ecco. Ah, una lista di promesse, come facevi con tua madre. Vogliamo entrare? Posso usare un Gomum M? Facciamolo assieme. Speravo che lo dicessi. Il Gomum M è quello per fuggire o quello per nasconderti? Non mi ricordo. Andrà tutto bene, quasi tutti gli studenti sono andati via e gli insegnanti sono in riunione. Oh, e verrò anch'io. Posso sfruttare il mio ruolo di presidente del consiglio studentesco per evitare eventuali problemi. Le raccomandazioni. Sei fantastica! Se voi due verrete con me sarà facile come affrontare un branco di tirapiedi. Non credo di capire, è una cosa buona, giusto? A ogni modo andiamo, ti mostrerò la scuola. Così l'anno prossimo vieni qui. Questa è la mensa dove alcuni studenti vengono a pranzo. A pranzo. Tutto questo mi ricorda quando fui l'unica a non ricevere il budino a pranzo. Che triste. E quando mangiai una fragola col ketchup. Non me ne ero accorto perché era tutto rosso. È stato disgustoso. Che ricordi di merda. Comunque, la mensa è davvero noiosa, eh? Andiamo avanti. Ma Makoto, poverina, cerca sempre di fare qualcosa per Futaba, ma la porta sempre in modo noioso. Poveraccia. Questa è la biblioteca della scuola. Qui abbiamo il classico materiale accademico, libri di testo, enciclopedie, guide allo studio. Dietro richiesta di alcuni studenti piuttosto insistenti abbiamo anche dei manga e qualche light novel. Quanti libri? Ti piace leggere, Futaba? Alle elementari memorizzai a prima vista i titoli dei libri di una libreria. Lo dissi agli altri bambini, ma pensavano scherzassi. Quando recitai i titoli per dimostrarlo, mi risero in faccia, dicendo che ero un mostro. Sono strana, Phoenix. No, sei dotata. Sei brava, tu. Non voglio essere dotata se questo spaventa le persone. Ah, la scuola è terribile. Ma poverina Makoto. Forse è il caso di proseguire? Restano solo le aule, anzi, ripensandoci per oggi è meglio evitare. Torniamo all'ingresso. Ma poverina Makoto, ogni volta con Futaba sbaglia. Mi dispiace, Futaba. Tranquilla, è colpa mia. Sono stata io a parlare di tutte quelle storie tristi. Immagino di avere un brutto vizio per rimuginare sul passato, eh? Penso che sia carino, invece. Che razza di strani fetish hai, Phoenix? Sinceramente, Futaba, di recente sei migliorata tantissimo, è evidente. È carino il fatto che ne parli, ti stai aprendo. Un tempo non ti saresti mai preoccupata per questo. Quello che voglio dire è che, preoccuparsi di qualcosa è il primo passo per cambiare. Venire a scuola come hai fatto tu è un enorme passo avanti, Futaba. Va benissimo, vero Phoenix? Esatto. Aspetta, quindi sei soddisfatta anche se mi sono abbattuta?
È questo che intende il detto se la vita ti offre limoni? Forse dovrei fare una limonata per i ladri fantasma, in senso figurato. Sarebbe fantastico. E vai. Futaba sembra entusiasta. No, poverina. Hacker prospettico, chance di eseguire una rapina appena si inizia una battaglia. Potenziamento non molto utile, ma hey, va bene meglio di nulla, no? Sono certa che faresti molti amici se decidessi di venire a scuola, Futaba. Amici. Futaba? Oh, niente. Va bene, potete andare, dai. Sì, direi che è il caso. Ciao. Bene, sono tornata a scuola, quindi la promessa numero 2 è stata mantenuta. Comunque, è ora di tornare. Che cosa vuoi per cena? Ti va il curry? No, ti prego, basta. È ora di darsi una mossa e uscire di qui. Basta, curry, ce l'ho tutto in vena. Curry. Dimmi. Che c'è? Ehi, grazie tante per avermi fatto vedere la scuola oggi. Sono soddisfatta, ma anche super stanca, to be honest. Non riesco a credere che ogni giorno affrontiate dungeon così difficili. Siete davvero OP. Ho capito che standoti vicina posso salire di livello più in fretta, ma penso ancora che esaurirei i punti mana troppo in fretta. Il mondo reale è terribile. Quando vuoi però, ci sono. Davvero? Devo ancora lavorarci però, e meno male che avremmo dovuto fare con calma. Ah. Ma grazie a te sento che sto facendo grandi progressi, Phoenix. Continuerò a seguire i miei ritmi anche per il prossimo obiettivo. Quando serve è meglio curarsi, no, giusto? Non posso continuare a farmi aiutare, devo imparare a cavarmela da sola. Ok, a dopo. Ciao Futaba, buona serata. Che patata che è Futaba. È proprio una brava ragazza. Kaetaka. Chi è che mi scrive ancora? Sono la mia bancarella. Brava. Oh, ma dai, per una volta che c'era Ciaia non c'è i fumi. Proviamo a fare un giro da Ciaia. A vedere se facendoci la lettura automatica su di lei riusciamo a portarla avanti. Anche se la vedo dura. Proviamo a farti fare una lettura delle affinità. Proviamo con Ciaia. Tieniti sti soldi. E finalmente ha funzionato. Oh, vedi? Pagando si ottiene sempre qualcosa di nuovo. Avevi bisogno di qualcos'altro? Di fare una verifica finalmente. Sei qui per la verifica, giusto? Stavo per chiudere. Potremmo invece parlare un attimo? Sento... Oh, giusto, aspetta un attimo. Mi serve una persona dell'arcano fortuna. Già che siamo qui nella prigione, mettiamo in isolamento qualcuno. Come ho detto, è inutile, cioè l'isolamento serve realmente a poco. Ma volendo, possiamo iniziare a potenziare, anche se di poco, qualcuno in queste settimane in cui non succede nulla. D'altronde, più punti otteniamo dall'incenso, meno punti ci serviranno più avanti. Beccati questo. Perfetto, ora non dovrai fare altro che attendere, ma non lasciarla qui troppo a lungo. Una persona è una parte del tuo cuore, se restate separati troppo a lungo rischia di scomparire. Ti daremo un unico avvertimento prima che accada, dopodiché la responsabilità sarà solo tua. Ecco, questa è una cosa che non ho mai capito. Scompare nel senso lo perdo dal mio gruppo e ritorna che lo devo comprare, o lo perdo del tutto? Non lo so, ma preferisco non scoprirlo. Prendiamo questo che costa meno di tutti. Facciamo la verifica, come dicevamo. Vuoi passare del tempo con Ciaia? Grazie mille, sto per chiudere, aspetta un attimo. Non la vedevamo da così tanto tempo che non mi ricordo che voce gli ho dato. Star Sun, sinceramente credo ancora nell'esistenza del fato. Le mie predizioni sono molto accurate, ma evidentemente i miei poteri divini non sono assoluti, eh? Benvenuta nel mondo reale. Vuoi provarci di nuovo? Beh, certo, ma sono sicura che porterebbe solo delusioni. Sai, in passato mi chiedevo se il fato potesse essere cambiato. Ma ho sempre pensato che fosse al di là del nostro controllo, come le leggi della natura, eterne, impossibili da sconfiggere. Tuttavia esistono persone come te, capaci di ignorare queste leggi e imporre al mondo il proprio volere.
Come posso diventare una persona del genere, Star Sun? Devi solo credere in te stessa. Credere in me stessa invece nelle predizioni? Non l'ho mai vista come una prospettiva. Questa città trova sempre nuovi modi per sorprendermi. Dove sono nata io, in campagna, non c'era nessuno come te, Star Sun. Era una piccola cittadina tradizionale nel cuore delle montagne, abitata quasi solo da anziani. Dimmi di più. In inverno è inaccessibile a causa della neve. Ti lascio immaginare che posto sia. Un posto tra le montagne chiuso con una sola via d'uscita, sicuro. I più giovani sono costretti a obbedire agli anziani. Beh, non in modo esplicito. Oh, e al centro del villaggio c'è un piccolo tempio dove io... Non ha importanza, me ne sono andata per venire qui. Non vuol dire più nulla per me. Quando sono arrivata a Tokyo ho trovato conforto in questa pietra. Me l'ha regalata qualcuno che ha osato avvicinarsi anche se sono un mostro con strani poteri. Per questo vendo le pietre sacre. Voglio aiutare chi come me soffre per un destino ineluttabile. Ma ora mi chiedo se funzionino davvero. Beh, sono fatte di sale, quindi no. In fin dei conti, non ti sono servite per cambiare il destino dei miei clienti. Perché io ho tutt'altro potere, Chihaya. Si può davvero alterare il fato solo con le parole, la mentalità e la passione? E la Madonna! In tal caso, questa non mi serve. Affronterò il fato faccia a faccia con le mie sole forze. Anche se, se lo scoprisse il presidente, si arrabbierebbe molto. Il presidente? Non preoccuparti, lascia stare, a meno che tu non voglia subire la mia maledizione. Comunque, se si può cambiare il fato, forse vale anche per me, giusto? Finora non ha funzionato, ma questa volta chissà. Dipende tutto da te. Giusto. Sono lieta di continuare il nostro scambio reciproco, almeno finché non cambierò il mio destino. Tesoro, mi costi 5.000 yen ogni cazzo di volta. Oh, e mi assicurerò di impegnarmi ancora di più per le predizioni che ti riguardano. Dobbiamo arrivare al rango 8, quindi vedi tu. Dobbiamo... Siamo a metà del percorso. Su, dobbiamo muoverci, Chihaya. Mi devi far recuperare un sacco di tempo che abbiamo perso. Grazie per oggi, Star Sun. Di nulla. Buonanotte. Buonanotte, un cazzo. Dobbiamo recuperare un sacco di posizioni. Ah, ti ho chiamato perché volevo ringraziarti di nuovo per prima. Grazie davvero per oggi. A dirla tutta, mi sento ancora un po' smarrita, ma parlare con te mi ha aiutato a sentirmi un po' meglio. Non ho fatto molto. Oh, che assurdità, non può assolutamente essere così. Parlarti mi ha aiutato a capire cosa dovrei fare per davvero. Posso solo sperare che le mie predizioni ti tornino utili. Se ci sbrighiamo, sì. Star Sun, comincerò a lavorare sodo d'ora in poi, anche se non riesco a immaginare di cambiare il mio destino, ma troverò il modo di farlo accadere. Spero di poter contare su di te per aiutarmi nel processo. Alla prossima. Buona serata, allora. Chihaya, io sto cercando di aiutarti perché il tuo aiuto mi serve anche a me, però cazzo, fatti aiutare meglio. Se i ladri fantasma se ne stanno occupando, non dovrebbe essere un problema. Sul serio, però, chi sono? Se li incontrassi sarebbe amore a prima vista, soprattutto di Ryuji. Come stanno... cosa stanno aspettando? Che lo facciano e basta? Che stronzi. Gli eroi hanno il dovere di salvare i più deboli. Ma i più deboli ogni tanto dovrebbero salvarsi anche da soli, no? Non è che possono fare sempre tutto gli eroi, o sbaglio? Chi è che mi scrive? Il 777. Mancano 4 giorni. E chi è disponibile? Nessuno. Oh beh. Allora, tempio sia. Monaco, ho bisogno del tuo grande sapere. Occhio, orecchio e narice hanno sempre un fratello. Ma non la bocca. Ti sei mai chiesto il perché? Perché se no ci sarebbero troppi doppi lavori di bocca. Perdona le riflessioni di un povero vecchio. Cosa ti porta da queste parti? Vuoi meditare al tempio? Sì. Ok, parliamo al monaco. Molto bene, allora. Fai con comodo e rilassati. Non mi dispiacerebbe andare a visitare un tempio un giorno. Sarebbe una bella esperienza. Come sono belle le porte di carta scorrevoli. Magari le infilzerò con le unghie. Ehi, sto scherzando.
Che palle ste macchie, Morgana. Allora, mi fa pensare, o Morgana vede macchie ovunque o sto posto non lo puliscono. Questa macchia sul pavimento sembra quasi sushi. In caso te lo stessi chiedendo, era tonno. Tonno grasso, ecco. Morgana, l'abbiamo capito che ce l'hai con noi per non averti portato il sushi di tonno. Ehi, smettila di ignorarmi. Ehi, mi stai ascoltando? No, Morgana, sono in un posto molto lontano. Ehi, chissà se ho incrociato le gambe nel modo giusto. I miei pensieri sono ancora vaghi. Quell'espressione sul tuo volto, eri davvero concentrato? Non ancora abbastanza, purtroppo. Niente male l'espressione sul tuo volto, la tua mente è più rilassata? Non abbastanza. Siamo solo a 5 SP. Inizia a fare freddo, dovremmo tornare indietro. Va bene. Devo vedere a quanto siamo arrivati, certo. Non mi aspetto di essere arrivato a chissà quanto di SP, però... Oh, Kaetaka. Chi mi scrive? Qualche info e comprerò un set di freccette. Comprato. Ho comprato un set di freccette online, ma Sojiro si è arrabbiato perché le ha usate in casa. A quanto pare questo consenso nazionale ci rende nervosi. Ti va di rilassarti un po'? Che vuoi fare? Vuoi andare a giocare a freccette con Futaba? No, Futaba, mi dispiace, non posso. Qualche nuova info? Guarda, in realtà no. Anche perché non mi aumenti, quindi. Però c'è solo Oya in giro. Proviamo a fare la stessa cosa da Chihaya. Proviamo a tornare da Chihaya. Gli chiediamo una lettura su Oya. E poi andiamo da lei se ci aumenta il rango. Chihaya, hai un secondo? Vorrei fare una lettura velocemente. Cioè, io praticamente mantengo questa ragazza, che cazzo. Pensiamo dove sei, a Oya. Ti do 5000 yen come al solito. Praticamente tu campi sulle mie spalle, donna. Vediamo se è servito a qualcosa. Yes, dai, almeno a qualcosa è servito. Ehi, Oya, finalmente mi degni di una parola, eh? Ecco il fan dei ladri fantasma. Chissà cosa succederà ora che il caso di Majed è chiuso. Da mo' che è chiuso Majed? Ma tu cosa diavolo vorresti saperne, eh? Eh? I capi iniziano a stancarsi di questi articoli una tantum. Hai qualcosa per me? Questo, stronza. Io sfrutto te, tu sfrutti me. Ok, sentiamo un po'. Ah, quindi quel detective è serio, eh? Capisco. Oh già, c'è una cosa per cui mi devo scusare. Vedi, la ricerca dei dettagli fa parte del mio lavoro. Beh, mi sono imbattuta nei tuoi precedenti penali. Oh cazzo. Oh. L'altro giorno con il cavo mi sono resa conto che non sei un ragazzo comune. Mossa dalla curiosità ho fatto qualche ricerca, trovando ben più di quanto mi aspettassi. Quindi perdonami. Lascia che te lo dica però, la sentenza del tuo caso era strana. Deve esserci stato qualche accordo sottobanco per assicurarsi quel risultato. Bene, qualcuno che se n'è accorto finalmente. Deve essere stato difficile da sopportare se sono un ragazzo. Beh, non pensiamo al passato, se si parla di essere etichettati siamo sulla stessa barca. Per via delle indagini? Proprio così, vendicherò la mia partner per... Oh! Lala-chan, un altro. No, ora tocca a te dire la verità. Non puoi ficcare il naso nel passato del ragazzo e continuare a nascondere i tuoi segreti. Aspetta, non dare la colpa a me. Le mie faccende personali non lo riguardano. Di me puoi fidarti. Io mi fido di te. Non è che non mi fido di te. Un momento, perché mi trattate come se fossi io la cattiva? Ascolta, ti farà bene parlare con qualcuno che capisce esattamente quello che stai passando. Inoltre, se ti terrai tutto dentro quell'ansia imbevuta di alcolici, prima o poi esploderai. Oh, che palle. Hai ragione, e immagino che sia la cosa migliore per il nostro piccolo affare, eh? Cerca di non dirlo in giro, ok? Va bene. Quando ancora scrivevo di politica, una collega si occupava delle foto. Kayo Murakami. Nell'ambiente eravamo molto conosciute. Abbiamo portato alla luce moltissimi scandali. Fino a quel giorno.
Indagavamo su un burocrate coinvolto in una faccenda di fondi neri per il supporto dei rifugiati. Era piuttosto cauto, quindi era impossibile trovare prove concrete su di lui. Una notte Caio mi mandò un messaggio vocale dicendo di aver trovato qualcosa di grosso. Fu l'ultima volta che ebbi sue notizie. È scomparsa, quindi. Il giorno dopo il burocrate fu trovato morto in un albergo a ore. Di Caio nessuna traccia. E chi l'ha ucciso? Beh... La causa della morte è sconosciuta. Le autorità non riuscirono a stabilire se fosse un omicidio o un suicidio. Mentre l'assassino... La polizia accusò Caio. Parlarono di reato passionale. Ma è impossibile. Non sarebbe mai andata a letto con un uomo tanto disgustoso. E soprattutto è assurdo lanciare simili accuse senza una cazzo di prova. Ichiko-chan... Scusate, il caso è archiviato, ma la verità non è mai emersa e Caio è stata condannata all'infamia. Visto che eravamo partner, l'azienda ha preferito trasferirmi in un altro dipartimento. Dimostrerò l'innocenza di Caio, è per questo che sto portando avanti le mie indagini. È imperdonabile come cosa. Hai fottutamente ragione. Ma grazie per le informazioni che hai iniziato a darmi. Dovrei avere più tempo da dedicare alle indagini. Non mi lascerò sfuggire questa occasione. Va bene, ora siamo pari, ma non mi è piaciuto. Oh, sicura? Erano secoli che non ti vedevo sorridere così. Beh, forse hai ragione. Era da tempo che non mi sentivo così viva. Ok, scriverò un gran bell'articolo per celebrare questa condivisione. Esclusiva ai nobili ideali della del fantasma legati a una società segreta. Ah, scherzo. Tranquillo, prima di andare in stampa pensare a un titolo migliore. Meno male. Tutti i titoli che mi lanci così all'improvviso fanno cagare. Scoop inaudito. Puoi iniziare con un livello di allerta ridotto quando ti infiltri in un palazzo. Beh, meglio di nulla, no? Comunque c'è una cosa che mi ronza per la testa. Il capo svolge delle indagini sul mio conto, non c'è dubbio. Forse per ingannarlo dovremmo comportarci davvero come una coppia. Che ne dici? Oh, lascia in pace il pulcino. Ehi, si sta facendo tardi. Non dovresti andare a casa? Scappa finché sei in tempo, mi sta dicendo l'Ala-chan. Oh. Ehi ragazzino, possiamo parlare? Scusa per prima davvero, per aver ficcato il naso nel tuo passato senza dirti nulla, intendo. Non è un problema, lo fanno tutti, quindi... Grazie, sentirtelo dire mi aiuta. Tranquillo, non dirò niente a nessuno. Proteggere le fonti è il dovere di ogni bravo giornalista. Grazie a te, sto facendo passi da gigante con le indagini. Più tardi avrò bisogno di te, scoprirò cosa è successo davvero a Caio. Quindi, sì, siamo pronti per aiutarci a vicenda. Ciao, ciao. Ciao, Oya. Avrei dovuto occuparmene prima, però Chihaya, cazzo, anche lei, quando chiedevo aiuto non era mai concretamente d'aiuto fino ad ora. Secondo me dovevamo aspettare il palazzo di Okumura per effettivamente avere la possibilità di andare avanti con loro due. Niente allenamento, difficile stare calmi. Oh, ma che palle, ragazzi, ho capito che abbiamo una richiesta, ma santo cielo. Niente allenamento, ma guarda, adesso vediamo. Vabbè, l'unico disponibile oggi allora è proprio Shinya. Niente allenamento oggi, posso insegnarti un sacco di cose. Sento di potermi avvicinare, sento che presto il mio legame si rafforzerà. Cosa vuoi fare? Vuoi che Shinya ti insegni a sparare? Perché no? La cosa bella è che la sorella di Makoto pensa: chi è che ti ha insegnato a sparare? Deve essere per forza un poliziotto esperto, qualcuno con una grande esperienza sulle spalle. Un dodicenne che gioca a un videogioco. Giochiamo con lui. Comunque, tu hai mangiato, Star-san? Sto morendo di fame, anche se in realtà la fame neanche la sento quando gioco. Sei a digiuno? Era una battuta, guarda che non faceva ridere. L'allenamento di oggi sarà una lezione e se mi pagherai il pasto potrai partecipare gratis a questo corso. Ok, va bene. Io avrò il mio pasto e tu il tuo allenamento, tutti contenti? Dai, non farmi perdere altro tempo e portami a mangiare da qualche parte. Ma come? Ah, sono pieno. Devo mangiare tanto perché sto combattendo una guerra. Non te l'ho detto, a scuola combatto duramente contro gli altri bambini. Mi attaccano in gruppo, quindi non posso abbassare la guardia. Oggi mi hanno solo tirato pezzi di gomma per cancellare nel pranzo, quindi ho vinto il round. Il cibo non va sprecato. Dillo a quei bambini.
Ora sono sulla difensiva, ma sto aspettando l'occasione per contrattaccare. Se mi impegnassi davvero potrei batterli in un secondo, solo che non è il momento giusto. È seccante doversi guardare continuamente le spalle, però. Molti bambini fanno schifo perché sono cattivi inconsciamente. I bambini molto spesso dicono la prima cosa che gli viene in mente o fanno la prima cosa che gli viene in mente senza considerare le conseguenze. E questa è una cattiveria involontaria o non riconosciuta molto spesso. Alcuni bambini sanno essere veramente stronzi con gli altri. Magari potrei chiedere ai ladri fantasma di occuparsi di loro. Il cibo è in tavola, tesoro. Beh, oggi hai perso. Vuol dire che la prossima volta dovrai impegnarti di più. Ora mangia e stare meglio. Non sei arrabbiata? Certo che no, hai fatto il tuo meglio, è questo che conta. Ora smettila di piangere. Va bene. Che buffonata, quando perdi è finita. Come? Me l'ha detto la mamma. Mamma lotta contro la scuola, per come ci insegnano, per come vengono trattati gli alunni, per le dimensioni delle classi. Su come... Allora, questa cosa probabilmente magari non succede solo in Italia, ma su come insegna e su come vengono trattati gli alunni, credo che ci voglia veramente qualcuno che dica: oh, ma come cazzo gestite sti bambini? Perché veramente alcuni insegnanti non sanno proprio insegnare. Ma non so. Dopo il divorzio la mamma mi ha cresciuto da solo. Dice che è faticoso. Esce prestissimo per andare a lavorare, poi torna la sera tardi per occuparsi di me. È naturale che si aspetti tanto dalla scuola, giusto? Beh sì, ma i miei compagni la prendono in giro dicendo che si lamenta sempre. E le loro madri non si lamentano abbastanza. Quando gli dico di smetterla mi chiamano cocco di mamma. È così che è iniziata la guerra. Che stronzi. Mamma viene presa in giro perché sono debole. Ecco perché devo diventare forte. Beh, questo è lo spirito. Il solo volerlo è qualcosa di buono. Beh, se ora perdessi i ladri fantasma riderebbero di me. Ho molta strada da fare. Oh, prima che mi dimentichi, devo farti vedere una cosa. Ma non dirlo a nessuno, ok? Ti mostrerò un modo sicuro per vincere. Sentiamo. Ecco la mia idea. Ah, interessante. Sento che il mio legame di sciglia si sta rafforzando. Parabarabam pam. Colpo d'avvertimento. Intimidisci i nemici nelle negoziazioni e ottieni una persona più facilmente. All'inizio non è male questa abilità perché ti permette di recuperare molte persone, ma quando hai finito il gioco sei New Game Plus, no. Vorrei essere un membro dell'Edri Fantasma e aiutarli a sconfiggere tutti i cattivi di questo mondo. Beh, non puoi essere membro, ma ci stai aiutando. Oh, si è fatto tardi, devo andare a casa. Mi ha aumentato la gentilezza. Oh, perfetto. Ottimo. Grazie per la cena, ci vediamo. Alla fine, vabbè, l'insegnamento c'è stato, però alla fine ha mangiato gratis il bambino. Oh, grazie per la merenda, tecnicamente anche quella è un allenamento. Abbiamo parlato solo di me oggi, quindi la prossima volta devi dirmi di più sui ladri fantasma. Magari possiamo andare a mangiare di nuovo, già che ci siamo. Certo, come no. Davvero, grazie Star-san. Ora che ci penso, è da tempo che non esco a mangiare con qualcuno che non sia mia mamma. Ok, andiamo a mangiare un hamburger la prossima volta. È il mio piatto preferito. Ora che ci penso, la mamma è da un po' che non mi fa gli hamburger. Ma sembra sempre così impegnata, quindi non c'è molta che possa fare. Chissà se tornerà tardi a casa anche stanotte. Ok, ciao Star-san, ci vediamo dopo. Ci vediamo alla sala giochi. Ciao Shiya, buona serata. Quanti giorni mancano ora? 2? Mancano 3 giorni. Ecco qua i fumi. Allora, vediamo se c'è Chiaia. Penso proprio di sì. Cioè, nel senso, se non piove lei c'è. Chiediamole di aumentarci l'amicizia con i fumi. Prenditi i soldi. Vediamo se i fumi è aumentata. Yes! Rango 10 con i fumi. Oh no, il rango 10. Ehi, fumi. Sono contenta di averti visto alle Hawaii. Sei venuta a trovarmi anche oggi. C'è una cosa che vorrei chiederti in qualità di tua maestra. Vuoi fare una partita con me? Oh. Sappiamo tutti e due che sarà l'ultima volta, vero? Grazie, accomodati. I fumi. Mi mancherai, credimi.
È bello giocare con te, sei una bellissima ragazza. Il fatto solo che tu potessi essere un ladro fantasma, Dio mio. Come per Makoto e Han, mi dispiace averti detto di no, ma... Cazzo, ho scelto un'altra persona. Sei fantastica, Ifumi. Ho abbandonato l'associazione professionisti femminile. Ripartirò come dilettante. Trionferai alla fine. È la mia intenzione. Un sacco di gente mi ha coperta dicendo che ero stata usata dagli adulti. Ma sono io la principale colpevole. Sono stata presuntuosa. Oh, se solo mi fossi guardata dentro, esaminando attentamente le mie abilità, credevo che grazie ad esse sarei riuscita a sovrastare il trattamento da idol. Non posso rimproverare nulla a mia madre. Ma non mi hai abbandonato, nemmeno dopo aver saputo degli incontri truccati. Ora so come ci si sente ad avere qualcuno che crede in te. Ah, Ifumi. All'inizio si trattava solamente di un patto, mi hai aiutato con le mie mosse e io ti ho istruito. Ma prima che me ne accorgessi, sei diventato qualcuno di cui posso avere, di cui non posso più fare a meno. Perché ti ho detto di no? Non darò più ascolto alle critiche. Questa volta conquisterò le lodi di tutti con le mie sole abilità. Resterò sempre al tuo fianco. E il motivo per cui adesso la penso così è che tu sei rimasto al mio fianco. Qualcuno mi spari. Ti sono davvero grata. Percepisco un forte legame. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione e spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito della stella che ti conferirà un potere infinito. Sistema Togo, puoi sostituire il gruppo attivo con le riserve durante il turno di chiunque. Ottimo, 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 ottimo. E abbiamo sbloccato Lucifero, che è una delle persone più potenti in assoluto. Bene, allora è la nostra ultima lezione. Spero tanto che tu... No. Spero che i ladri fantasma trovino utili le mie lezioni. Dai, senz'altro. È un onore, detto da uno dei ladri fantasma. Non ho voluto certo farle la scenata. Oh, come l'ha indovinato? Lei è troppo intelligente per fare questo. Dopo averti parlato di mia madre, lei è cambiata all'improvviso. Pensa un po', è sempre quella la ragione per cui ti sgamano, ragazzo mio. Perché le aiuti nel momento in cui te lo chiedi. Giustamente, però tutte quante, anzi tutti quanti, ti sgamano per quel motivo. Sei un ladro fantasma, vero? Beh, l'ho capito dopo che il mio problema si è risolto all'improvviso. Sapevo che non poteva trattarsi di una coincidenza. Oh, ma guarda un po'. Se c'è qualcosa che io possa fare per aiutarvi, conta pure su di me. Diventa un ladro fantasma, è questo che puoi fare per me, Ifumi. Ma perché ti hanno abbandonato al solo pensiero di essere un personaggio secondario? Oh, alabarda e fucile da cecchino, io ancora non riesco a togliermela questa idea. Cazzo! Grazie. Vi sosterrò in qualunque impresa decidiate di portare a termine. Ora giochiamo. Ho un sacco di nuove mosse da testare. Spero che ti vada di restare ancora un po'. Ma non era la nostra ultima lezione. Grazie. Dal profondo del mio cuore. Qualcuno mi ammazzi, per favore. Chi è che scrive a quest'ora della notte? Sei libero domani? Ma certo, Futaba, ottimo. Sei gentilmente invitato a venire con me a caccia di statuette Federman e a fare cose da nerd. Andiamo a Nakano, buttiamoci a capofitto nel regno delle statuette otaku. L'intenzione era comunque, visto che è domenica, domani passare la serata con Futaba, quindi passiamo l'intera giornata con lei. Ben detto. Allora andremo a Nanako domani, ti manderò le indicazioni quando leggibile. Meglio dare una bella occhiata alla mappa, così non ti perdi. Nanako si trova... qui. Perfetto, trovato.
Un bar, ramen, shop, negozi, esplorare questo quartiere è una vera gioia. Yes. Perfetto, una nuova destinazione. Andiamo a dormire, va? La Nakano Broadway. Oh, quello sì che sarebbe un bel posto da visitare. E lunedì è festa, tra l'altro. Vedi quel modellino di edizione limitata? Che qualità, decisamente meglio di quelli a buon mercato. Le espressioni, le grinze sui vestiti. Ah, li voglio troppo, ma con quei soldi puoi mangiarci il sushi 10 volte. Meglio iniziare a risparmiare. Risparmiare, eh? Credo sia il modo più sicuro, ma quanti anni di paghetta ci vogliono? Ah, e va bene, vuol dire che dovrò accontentarmi di guardarlo. Ok, poi... un momento, quel tizio non promette nulla di buono e non sto dicendo che sia uno yakuza, però... Intanto ci sta guardando. Aspettiamo che se ne vada, non incrociamo il suo sguardo, ok? Non preoccuparti, tranquilla. Ma guarda chi c'è. Ehi, non pensavo di vederti qui. Sta parlando con noi, siamo morti. Chi è la signorina? In sostanza, mia sorella. In pratica, sembra una cosa complicata. Beh, non sono nella posizione di giudicare. Di giudicare. Conosci questo qui? È il mio capo. Come per il lavoro? Sì, diciamo così. Come quel negozio militare? Ah, lo conosci? Sì, voglio dire, sì signore. Rilassati ragazzina, non mordo. Sei qui per affari? Oh, io e questi ragazzi ci conosciamo da tempo. Distribuiscono alcuni dei miei articoli qui. Articoli? Che mi dici di quella replica del secondo ripiano dell'espositore? Oh, sì, probabilmente una delle nostre. Il livello dei dettagli è spaventoso. Cioè, la forma della canna e la trama del metallo sono perfette. Difficile trovare qualcosa che sembri così autentico. Wow, la sei lunga, signorina. Dovresti passare dal negozio. Ho una miriade di altri modelli per fini intenditori. Davvero? Sì, davvero. Ci vediamo. Ciao, EY. Ha un aspetto minaccioso, ma sembra una brava persona. Già, lo è alla fin fine. Sono tornato a casa dopo aver fatto shopping con Futaba. Arriviamo pieni di borse so giro. Che cazzo vi siete comprati? Abbiamo comprato un po' di robe. Kaetaka, chi è che mi vuole? Fin troppe persone. Sei libero stasera, devo dirti una cosa. Sei disponibile e sera. Scordatevelo tutti e quattro. Come al tempo per Yoshida, dobbiamo occupare ogni singola domenica al cazzo di Jazz Club. Il perché? Perché è importante a livello di potenziamento per Futaba. Mi chiedo solo una cosa, in realtà. Mi chiedo se in un ipotetico gameplay futuro Futaba possa apprendere queste abilità, queste qua del Jazz Club, andando, come si chiama, al confessionale. Così non occupi 4 serate. Certo, invitiamo ancora Futaba. Oh, Futaba, eh? Già. Allora fare una passeggiata. Ciao, a dopo, Morgana. Futaba, vieni qui. Sono 3000 yen, sì, tieni. Va bene, vatti a sedere, ma non disturbare. Va bene, capo. Ah, mi piace questo posto ora. C'è un sacco di energia qui sotto, le cose si mettono benissimo. Beh, mi fa piacere che ora ti trovi meglio, dai. Ora è rosso il drink. Come definire questo sapore? Supremo, definitivo, comunque sia, è ottimo. Beh, mi fa piacere che ti piaccia, dai. Cos'hai da dirmi questa volta? Quando ero piccola non soddisfavo mai i requisiti di altezza per entrare alle giostre. Dicevo sempre, un giorno sarò più grande, allora vedrete. Ma non sono mai diventata più alta, forse dovrei davvero espormi di più alla luce del sole. Devi fare la fotosintesi per crescere, Futaba. Clink! Oh, tra poco devo andare a casa, Sojiro potrebbe preoccuparsi. Non è male passare del tempo fuori, grazie Phoenix. Di nulla, capo. Supporto plus 2, che ci aumenta, attiva le abilità Masukunda e Maracunda. Perfetto.
Il jazz club mi ha fatto impazzire. Wow, non ti dico il nervosismo iniziale, ma alla fine si è rivelato estremamente divertente. Torniamo a casa, Phoenix. Certo, capo. Ora farò come il famosissimo cane e tornerò a casa. Torniamo a casa assieme allora, Futaba. Oh, chi è che mi scrive ancora? Chi può essere a quest'ora? Che palle, sono due sere che non mi fate dormire. Ho trovato una rivista bellissima. Ancora Futaba. Oh, effettivamente però, cazzo, sembriamo davvero fratello e sorella. La porta ritrovo, domani è un giorno libero per il giorno dello sport e della salute, giusto? Vedrai, ti piacerà tantissimo. Vorrei leggerla subito, ma aspetterò domani. Oh, ma se sei impegnato posso aspettare. Ciao. Pare che Futaba verrà qui a mostrarci quella rivista domani. Sarà divertente, ma io vado a dormire. Buonanotte, allora. Ehi, c'è Futaba qui nel locale. Sembra che Futaba sia qui. Su, scendiamo.